Bentornati su Traspose, episodio numero 15. Andiamo a giocare. Se ricordate, nella scorsa puntata abbiamo finito un livello che era veramente difficile. Era il livello più complicato che avessi fatto fino a quel momento. E queste sono le mie manine virtuali, eccole. Mi aggiusto bene il caschetto virtuale e andiamo a giocare. Cioè, a un buon punto siamo a due terzi del secondo capitolo, eh? Quindi, quindicesimo episodio, andiamo a continuare la nostra avventura. Allora, se ricordate, alla nostra sinistra si era aperto un nuovo... No, non si era aperto niente, si era aperto un nuovo passaggio, ma in realtà il portale che dobbiamo attraversare adesso era già aperto da prima, perché si erano aperti questi due, questo e questo dietro di me che abbiamo appena superato. Quindi dobbiamo andare su. Su. Andiamo di qua. Andiamo di qua. Sono diversi giorni che non gioco a Transpose e adesso che rientro nel mondo virtuale, devo dire che mi sembra più immersivo di prima. L'effetto 3D è veramente fantastico. Sì, la grafica non è eccezionale. Ci sono altre versioni di questo gioco, tipo la versione PC. Ha una grafica migliore di questa. Però non fa niente. Noi ci accontentiamo, anzi, già quello che vediamo così, almeno in virtuale, è abbastanza spettacolare. Soprattutto la prospettiva, la sensazione di immersione, di esserci dentro, c'è tutta. Andiamo a entrare nel portale. Nuovo livello, vediamo un po' come si chiama questo livello, cosa ci dice la frase prima del livello stesso. La vita e la morte si ripetono. In trappola. No, non voglio cadere in trappola. Oh, che bello. Esteticamente è notevole sto livello, eh? Ci sono due miei doppioni, uno lì, guardateli. Che stanno solo fissando in alto. Fissano in alto, vedo, lì c'è un cubo là in alto da prendere. Qua a sinistra c'è un altro cubo, un teletrasporto, anche lì c'è un teletrasporto. Sulla destra invece vediamo che c'è il canestro, diciamo, da raggiungere, ma è messo nel punto contrario rispetto a dove sta il teletrasporto. Quindi o devo lanciare il cubo oppure devo camminare piano piano sul cornicione, ma non so se mi regge quel cornicione. Allora, vediamo un po'. Lì non vedo altre cose. Ah, qua sotto, vedete? Allora, io quello lì non, quello è una piattaforma di luce che non mi regge. Se io vado attraverso quella muoio, penso, casco da sotto. Possiamo provarlo subito volendo. E lì c'è un altro canestro. Quindi i due cubi vanno in questi due canestri. E lì c'è un mio doppione rosso a cui dobbiamo rubare il nucleo. Per metterlo qui fra quelli nostri. Ma io qua già ce l'ho tutti. 1, 2, 3, 4, 5, 6 più questo 7. Forse lui diventa l'ottavo, non lo so. Adesso io provo a fare il kamikaze, provo a buttarmi qui. Vediamo un po', mi butto, eh. Ah! No, mi reggi! Attenzione! Di solito non succede questa cosa. Questa piattaforma mi ha retto. Wow, incredibile! Allora, io vorrei andare a prendere il nostro amico Fritz, e poi tra l'altro lì c'è anche una leva, ma vorrei anche andare a vedere lì su cosa c'è. Secondo me c'è un'altra leva là. Scommesse, andiamo a vedere. Tanto ho trasferito la mia coscienza lì, voglio vedere se riesco a... Tanto io adesso devo morire per trasferirmi lì. Voglio vedere se riesco a entrare tipo su quell'altra piattaforma. Niente, sono morto. Sono morto. Elimina. E qui siamo sulla piattaforma quell'altra. Io sono partito lì, sono testa in giù rispetto a dove sono partito. E c'è una leva, infatti. Vediamo cosa fa. Ma anche qui lì c'è una leva? Sì, la leva sta lì. Ma è pieno di leve qua, allora. C'è una leva lì. C'è una leva lì. Allora, vediamo un po' sta leva cosa fa. Oh!
Oh, si muove tutto! Si muove tutto! Ah, non so io che mi sto muovendo! Oddio, che cretino! Pensavo... No, che succede? Pensavo che si stessero muovendo le altre piattaforme verso di me. Invece sono io che mi stavo muovendo verso di... Vabbè. Ok. Che scemo. Allora, vediamo un po'. Qui c'era un'altra... Eccola qua. Qua sotto c'è un'altra piattaforma e c'è anche un cubo. E proviamo a premere... Pluff! Proviamo a premere sta leva. Sto salendo con questa. Sto salendo. Attenzione ai laser, non devo toccare i laser se non muoio. Ah, guardate, il cubo lo possiamo buttare là. Aspetta, lo butto subito il cubo? Sì, buttiamolo. Allora, prendiamo il cubo e lo buttiamo direttamente qui. No, è caduto il cubo. Vabbè, tanto si riforma, ma che me frega. Vai, entra. No, è caduto, ma non si vede, non riesco a centrare questo cubo, vai. Entra. Oh, ce l'abbiamo fatta. È un pezzo del nucleo, è andato a posto. Non devo toccare qui il laser, altrimenti muoio. Allora, lì ci sono stato? Ci sono appena stato lì, vero? Teletrasportiamoci qui. Sì, qui ci sono appena stato. Era dove ho premuto la cosa. Mi teletrasporto qui perché non voglio cascare di sotto. Vediamo, mi teletrasporto. No, posso anche camminare qua. Allora, lì c'è l'altro cubo e l'altra cosa. Io mi devo trasferire lì. Quindi facciamo così. E adesso mi butto di sotto. Ma provo ad andare lì. Ci posso andare lì? Eh no, è troppo vicino. Non ce la fo. Io. Mantieni. Ok. Allora, mi sono trasferito sull'unica che manca. Devo premere questa leva, ma devo stare attento che i laser non mi ammazzino, perché se io salirò su, sicuramente quel laser che sta sopra mi ammazzerà. Quindi io tengo giù. No. Ah! Mamma mia, la roccia mi stava per schiacciare. Devo stare attento a non toccare i laser. Sta roccia qua mi stava per schiacciare. Avete fatto caso? Perché io mi sono messo laterale per non essere schiacciato da sto laser o da quello, e in realtà mi stava per schiacciare la roccia. Ruotiamoci. Ok, mi devo mettere un po' più in qua. Allora io vado col teletrasporto. No, mi sta schiacciando. Non mi ha schiacciato, per fortuna. Ah no, quello è il mio doppione che ha fatto andare quel pavimento lì verso di me. Quello è il mio doppione che ha portato il pavimento qua. Mi sono preso un colpo. E adesso lui prenderà il... Ah, e farà i tiri lassù per lanciare il cubo là. Ma è fantastico questo gioco. Allora, mo devo prendere quel cubo e devo riuscire a capire dove portarlo. Dov'era l'altro buco? Ah, sta là sopra. No. Dov'è l'altro buco? Aspetta, mi sa che la devo rifare sta cosa. Andiamo su Elimina. Allora, devo riuscire a trovare l'altro buco. Allora, quello è il punto di partenza, giusto? Oh, oddio, probabilmente la gravità in teoria sta di là, la gravità normale sta dietro di me. No, la gravità normale è quella là. Allora, devo riuscire a trovare... Ah, ma io ancora lì non sono andato. Aspetta, andiamo un attimo là. Ok, devo prendere il mio amico Fritz, che sta dietro di me. Dove? Eccolo qua, no, quello rosso, eccolo. Ah, e sta lì il secondo coso. Allora io adesso gli tolgo il nucleo. Fatto. E tiriamo questa, vediamo dove ci porta. No. Ah, ha portato il basket oltre il muro. Quindi io adesso... Forse devo andare qua? Non lo so. Facciamo mantieni. Sì, questa è quella che devo fare, salire su e ci saranno i due pezzi di pietra che mi potranno dar fastidio. E invece il basket che devo prendere, da dove spunta? Allora, io prima ero sopra, prima? Dove ero io? Era quello il mio doppione. Ok, quindi il basket sta lì. Quello è il mese poco fa. Quindi il basket sta lì. Quindi ora che vado su e mi scanso pure,
che sono qua. Oh no no, c'ho un laser qua. Allora, eccolo là, eccolo là. Devo riuscire a mettere il cubo là e devo stare attento perché hai alla parete dietro di me. Maria, aiuto, aiuto, aiuto. Ma, mamma mia, che colpo. Perché qua sopra c'è l'altro nostro amico, che eccolo là, che sta facendo, che adesso andrà a mettere il suo cubo sopra di noi. Intanto io questo lo devo cercare di mettere là. Sì, fatto. Sì, fatto, ne manca uno solo. Vai, metti il cubo lì. No, sbrigate. Allora, andiamo avanti veloce. Sì. Fatto, abbiamo superato il livello, ragazzi. Perfetto, grande amico, grande. Bella, bella mossa. Allora, adesso devo solo riuscire a capire come tornare a casa, ovvero lì. Vabbè, non c'è molto da capire. Basta che mi riteletrasporto lì e ho finito il livello. Però, una cosa, ora che noi ci riteletrasportiamo lì, faccio mantieni, voglio vedere dall'esterno come ho risolto il livello. Vediamo, adesso sarà uno spettacolo vedere come ho risolto il livello. Vediamolo. Allora, c'è un me stesso lì e c'è un me stesso lì. Sopra ancora non c'è nessuno. Vediamo un po'. Quello a sinistra prende il cubo, quello a destra intanto muove la parete. Vedete anche il pezzo di laser entra lì e quello è pericoloso, non bisogna toccarlo, sennò si muore. Ecco. Ecco. E quello a sinistra anche lui preme la leva e si unisce anche la parete. E adesso sopra è spuntato l'altro me stesso, che prima stava là ma si è fatto casca sopra. Era sempre lui. E ha abbassato sta parete. Come vedete è un coacervo di laser, non si capisce niente. E mette il cubo a posto e il livello è finito. Ah no, e l'altro doveva mettere l'altro cubo. Intanto io, vedete, ho recuperato un altro, ce n'ho 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ce n'ho 8 adesso di miei doppioni, eh. Ah, ce n'è uno lì? Sì, è quello che è mo, che si è bloccato. E abbiamo finito il livello. E tu, entrambi i cubi sono andati. Bellissimo sto livello, mi è molto piaciuto. Molto bello, c'è anche il fatto di la paura di venire schiacciati dalle pareti, dei laser pure, fantastico. Bellissimo sto livello, breve ma molto molto bello. Andiamo a fare il successivo. Questo livello è stato molto breve da finire, eh? Vediamo un po' quanto ci ho messo, vediamo un po' cosa mi dice il mio timer. Mi dice che ci ho messo meno di 10 minuti. Ottimo. E si è aperto quel portale lì. Uno solo, eppure quello si è aperto. No, già era aperto? Allora, questa... Oh, guardate questo monolito, giriamoci. Guardate, è la prima volta che vedo il monolito che c'ha tipo dei bump mapping, cioè che c'ha tipo delle... Vedete? Sì, è sgranatissimo, però c'è. Allora, quello l'ho superato prima, quelli l'ho superati tutti. Ci sono questi due da superare. Andiamo. Proseguiamo. Allora, la pietra sopra di noi c'ha tre raggi, ne servono altri tre, eh. Quindi ho questi due che posso fare e poi c'ho quello finale. Quale faccio? Quello più vicino a me o quello più lontano? Faccio questo qua più lontano. Ok, andiamo. Eccoci. Io entro, eh. 3, 2, 1. Ho sbagliato. 3, 2, 1, via. Ok. Vediamo come si chiama questo livello. La morte può essere sconfitta. Spazzata. Ma è un... Sembra una galera, un carcere, una gabbia. All'interno di me ovviamente c'è il portale. Davanti a me ci sono due ologrammi che mi dovrebbero suggerire qualcosa su come superare questo livello. E... ci sono due leve anche. Sono spariti gli ologrammi, stanno solo uno là, uno là. Niente di... Uno qua così e uno messo così. Guardate la mia mano, che strana! Che movimento che fa! È naturale! Posso fargli fare dei movimenti naturali alla mano? Fa vedere? Non ci ho mai fatto caso. Allora, sì, possono farsi movimenti qua e sono innaturali. Vabbè,
Vediamo un po' se faccio. Ah! No, no, non mi spezzare il polso. Ok. Allora, qua sotto c'è anche una piattaforma, ma è un po' sbilenca. Non so se mi regge. Dovrei andare lì a premere forse quella leva. Qua uguale. Ma vediamo che succede. Innanzitutto resettiamo perché ci ho messo troppo tempo. Ok, mi teletrasporto direttamente qui. Ok, sono ribaltato il portale sta dietro di me, ma di sguincio. Vediamo cosa succede. Questa è la gabbia libera, non posso andare qua, se no il laser mi ammazza. Sotto c'è invece la gabbia, quella col laser. Se premo questo, cosa succede? Il laser si è spostato, è andato su. Ma quello sotto, al posto mio, dovrebbe prendere il cubo e portarlo lì. O comunque in un punto da che si può prendere. Oppure fammelo acchiappare qua. Ok? E poi io dovrei lanciarlo lì. Ma adesso non posso farlo, adesso devo fare solo... Adesso io mi scanso. Excalibur. E mantieni. Adesso... mi devo riteletrasportare indietro dove c'è il portale. Eccomi. E vedrò il me stesso a destra che va a premere la leva. Vedete? Però la leva la devi premere mentre io sto dall'altra parte. Vedete? Ecco, passa quello. Quindi, elimina, mi teletrasporto qua. Adesso sotto di me c'è l'altro me stesso che mi sta per togliere la leva. Quindi... devo riuscire a prendere sto cubo, ma come faccio da qua? Se io vado c'è comunque il laser, quello così laterale, che mi ammazza. Da qui non raggiungo il cubo. Se vado avanti muoio. Quindi come posso fare? Se premo qui che succede? Ah, ma vicino, ottimo. Bellissimo. Ok, ho preso il cubo. Adesso torno indietro e provo a buttare il cubo là dentro. Provo a buttare il cubo oppure lo cerco di passarlo a quello sotto. Niente, non funziona. Devo fare tutto io allora. Vado avanti. Ciao. Vado avanti, provo a acchiappare il cubo. Torno indietro, provo a lanciare il cubo. Questo è il concetto. Torniamo indietro. Mi metto un po' più in posizione Michael Jordan. Vediamo se riesco. No, quasi però, quasi, ce l'avevo quasi fatta. Tiri liberi, tiri da tre qua. Bravo. Dammi il cubo, bene, torniamo indietro. Ok. Dai. No, guarda dove si è fermato il cubo. Ma come faccio? Devo riuscire a acchiapparlo prima che la parete si ferma. Anche questi due livelli qua sono più facili di quello prima, che era veramente difficile. Niente, non ce la faccio. Niente, devo fare. Elimina. Questo è tutto da rifare. Le tutto sbaglio, è tutto da rifare. Allora, c'è un altro modo alternativo. Una volta che prendo il cubo, magari posso poggiarlo in un punto dove il nostro amico di sotto lo può appoggiare più. Sì, sicuramente. La soluzione quella vera è un po' più complessa. Tipo, devo trovare un punto dove posso poggiare il cubo in modo che il tizio sotto di me o un altro tizio che viene da là possa prendere. Tanto ce n'ho tanti, però quanti ce n'ho a disposizione? L'idea è che dovrei tipo lanciarlo su quella colonnina là, il cubo, oppure su quello spiazzetto là, in modo che poi un terzo me stesso lo prende e... No! Ok, mi sono suicidato sui laser. Qua devo aspettare che i laser cadono giù. Dai, veloce. Ok, adesso posso andare. Prendiamo questa, torniamo indietro. Torna indietro. Ok. Adesso io mi giro su me stesso e devo provare a tirare sto coso in un punto che si regge, quindi o lì, o lì, o lì. No, lì no, magari, perché da là non lo raggiungo. Quasi!
Quasi, ce l'ho quasi fatta. Devo riprovare. Vai. Prendiamo il cubo nuovamente. Tiriamo sulla benedetta leva. Il cubo mi è scappato. Devo riuscire a mettere il cubo lì. Se no, posso teletrasportarmi laggiù? Mi sa che non ce la faccio. Se mi riuscissi a teletrasportare laggiù sarebbe tutto molto più facile. No, ho sbagliato ancora. Riproviamo. Sì, ho sbattuto contro qualcosa. Andiamo su. Forse c'è un metodo più facile, tipo che devo buttare questo cubo e l'altro lo devi prendere al volo. Forse sì, magari. Allora, questo è l'ultimo tentativo che faccio. Ma facciamo quest'altro tentativo. Allora, il mio tentativo è questo. Prendo il cubo. Aspetto che si abbassa il laser. Prendo il cubo e lo lancio. Lo passo qua sotto. Lo passo qua sotto al nostro amico. Allora, vai. C'ho proprio un'idea super paraculo. Oppure lo potrei mettere lì in quella scanalatura, ma mi sa che non va bene. Torniamo. Ah, ma nella scanalatura lo posso mettere il cubo, no? Che idiota, certo, lo posso mettere lì. Allora, l'idea mia era di metterlo qua sotto, aspettare che l'altro se lo acchiappava, però faccio prima così, guarda. Quindi avevo fatto bene quando avevo poggiato il cubo qua, vedi? È andato, fa vedere? Sì, è andato. Ora che siamo messi così, abbiamo fatto. Aspettiamo tipo 5-10 secondi. Ritiriamo sulla leva. Ok. E vedete? Il cubo è rimasto lì. In questo modo adesso il nostro terzo amico Fritz, qua devo fare mantieni, e poi ci teletrasportiamo al punto di partenza. Ok, siamo nuovamente al punto di partenza. Adesso io vedrò i miei due amici che si danno da fare qua. Eccoli là, li vedete? Uno da una parte e uno dall'altra. Adesso il laser passerà da lì a lì. Eccolo. La piattaforma andrà avanti. Ah, ma vedete che... Sì. Vedete che però lì c'è il laser. Quindi prima che il laser torna, io devo riabbassare il laser, però sperando che non ammazzi l'altro clone di me stesso. Vedi che è morto lui toccando il laser, no? Vabbè. Proviamo, dai. Proviamo. Allora, sto qua. Mo c'è il mio doppione che tira giù la leva. Vai, tira giù la leva, amico. Ando avanti un po' veloce. Ok, adesso il nostro amico sotto. No, no, no! No! Sono morto, non sapevo. Ok, tira su. Adesso io tiro giù, però. E adesso si dovrebbe muovere. Ma vediamo se il nostro amico sotto è morto riesce a prendere il cubo. Se prende il cubo ce lo dovremmo trovare lì che... questo va avanti e indietro, vedi? Non è morto evidentemente perché... Oh, perché se era morto non riusciva a riportare indietro la piattaforma. Dov'è? Ecco, è diventato rosso. L'amico sotto ci ha rispinto indietro e adesso... Eccolo qua. Ha messo il cubo a posto dove lo... Grazie del cubo nella scala natura. Adesso il cubo lo possiamo mettere via. Sopra di me. Oh. Fantastico, abbiamo finito anche questo livello che era molto facile rispetto agli altri, eh? E adesso facciamo mantieni. Ok, se vogliamo possiamo vedere i, no, vedi, i due me stessi lì e l'altro che lavorano alacremente. Vediamo un po' che combinano sti tre fessacchiotti. Allora, il laser va giù, il laser va su. Quello non muore perché nel suo passato il laser lì non c'era. Ok, quello lì rimane lì anche se nel suo, perché nel suo presente la piattaforma c'era, mentre invece poi gli è stata tolta da sotto i piedi. Quando
La piattaforma va indietro, mo arriva avanti. Rieccola, mo arriva avanti la piattaforma. Eccola. E il nostro amico sulla sinistra prenderà il cubo. Ecco, l'ha preso e l'ha buttato giù. E adesso quell'altro lo mette a posto e si finisce il livello. Perfetto. Perfetto. E abbiamo finito il livello, ragazzi. Due livelli facilissimi in questo episodio. È una cosa incredibile. Nello scorso episodio abbiamo finito un livello che sembrava quasi impossibile e che ci è voluta una puntata e mezzo per finirlo. E invece stavolta andiamo con il tango. Abbiamo superato in scioltezza ben due livelli, li abbiamo superati così, con una certa nonchalance. Ok. Allora, un altro fascio laser è andato al cristallo, dobbiamo ancora fare quel livello che poi sbloccherà il livello finale di questo secondo mondo di gioco. Abbiamo quasi finito il secondo mondo gio di gioco. Chissà se nel prossimo episodio già riusciremo a finire questo secondo mondo di gioco, ragazzi. Per questa volta è tutto. Noi ci vediamo al prossimo episodio di Transpose. Ciao ragazzi, alla prossima!